E buongiorno a tutti ragazzi! E bentornati sul mio canale Tado TV! Dove le recensioni le tirano così! E le recensioni non finiscono più! E benvenuti in una nuova Tado Review! Praticamente è un'impressione a caldo di Gequasa, ma siccome non ho il computer per montare, ho ceduto momentaneamente i diritti a Tado TV. Siamo qui a Lucci Cinema per vedere Perugia, perché magari Perugia. Non sanno dove siamo qui per vedere. Cosa devo dire? Che cosa andiamo a vedere? Mi sento un po' combattuto. Che cosa andiamo a vedere? Perché Civil War l'abbiamo già visto, però non so se il Tad vuole andare a vedere quello. Quindi no. Rimaniamo un po' sul vago. Ancora non ha detto il suo titolo. Andiamo a vedere Tini, la nuova vita di Violetta. No. Andiamo a vedere X-Men Apocalypse. Da dire, Dario Moccia è un grandissimo youtuber per quali motivi? Perché intanto ha fatto crescere un ma stavamo parlando di X-Men. Sì, ma Dario Moccia è più importante. Dario Moccia è il fulcro. Senza Dario Moccia non ci sarebbe nulla. Non ci sarebbero gli X-Men. Per importanza, Dario Moccia nell'ideologia collettiva è secondo solo a Gesù Cristo. Ma poi anche un'altra domanda che sorge spontanea: perché Yotobi, l'altro maestro Yotobi, ha finito la serie, non ha concluso la serie su Bloodborne? Perché? Perché l'amavamo. Spero che anche Dario Moccia non solo è un bravissimo youtuber, mamma mia, ma è anche, diciamo, anche uomo, perché alla fine tanto te le lascio queste parti, non ti preoccupare, cioè no, le taglio ma non te le lascio, perché noi tocca finire il video su X-Men, non su... Vabbè, qualcosa lascia, perché gli utenti devono apprezzare anche, devono conoscere anche altri youtuber oltre a Tado TV e Gequasa. Dario Moccia è anche, è quello migliore da seguire. Per esempio, ultimamente tutti quanti fanno gli spacchettamenti di Clash Royale o come cazzo si chiama, Dario Moccia fa l'intervista a Craig Thompson, autore di Blankets, e Federico Bozzetto, non so se è Federico, comunque Bozzetto, che ha fatto Carosello, ha fatto western sotto forma di animazione. Ragazzi, è cultura, anche quella è cultura. Chi piace il genere, invece di andarsi a vedere Ciccio Gamer con le ragazze che spende 7 miliardi di euro per spacchettare roba che tanto non gliene fregherà un bordello di nulla a nessuno, lui almeno dà un'informazione, offre qualcosa. È per questo che Dario è il migliore youtuber sulla piazza italiana. Cazzo ragazzi, di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Che cazzo. Bene, allora finiamo. Mi è tirata anche fuori di bocca ste cose, però. Questo sorpassa, che cazzo sorpassi? Siamo in centro abitato, se faccio 50. Cia comunque è il miglior youtuber italiano, per il semplice motivo che quello che offre al suo pubblico è semplicemente superiore a quello che offre tutti gli altri. Un po' come Claudio Di Biagio, ad esempio, che per chi ama il cinema e cose simili, anche mangiare, queste cose, Claudio è assurdo. Che bello, ma basta, allora se taglia tutto. Ma basta, se no divago troppo e vi siamo già 10 minuti. Verrà una cosa come 2-3 quarti d'ora di vaneggiamenti. Prima, mettiamo un prima. Verrà tutto un elogio a Dario Moccia, che comunque troverete prima o poi sul mio canale. Prima o poi lo farò sto cazzo di elogio a Dario Moccia, perché devo far venire fuori il mio amore per Dario Moccia. Dario Moccia fa documentari su Bozzetto e Thompson, io farò documentario su Dario Moccia con le pillole di saggezza, perché sì, ragazzi, quando Gequasa, quando no, faceva la basta Pokémon Anthology, nessuno ci aveva pensato, lui solo, il maestro Dario. Dario, ma... guarda questo video, amami per favore. Basta, abbiamo capito che Gequasa ha un amore eterno per Dario Moccia. E comunque, allora, e per la Lorenz. E per la Lorenz. Allora, finiamo e questo. E per Elisabeth Olsen. E per Elisabeth Olsen. Anche Scarlett Johansson. E tutte le Olsen. Accidenti. Comunque ragazzi, sì, non avevo detto niente del film. Ma chiacchierato. No, ancora non abbiamo chiacchierato del film. Allora, tipo, c'è stato un momento buio, ha parlato solo Gequasa, le pillole di saggezza sue. Leggete Ratman, perché le ortulani. Mamma mia! Allora, bisogna dirle queste cose. La gente non se le ricorda, non ci pensa da sé.
che devo venire. Dai, che mi sta a finire la benzina del serbatoio. Ma non me la fai finire questo video. Dai, non ti interrompo, per 10 minuti non parlo. Ultima appendice, perché devo dire sempre la mia. Dopo la Civil War DC contro Marvel, apparirà anche la Civil War Dario Moccia contro Yotobi. Faremo una guerra, chiedi di migliore, Dario Moccia, faccio tutta la vita Dario. Va bene. Da tanto! E c'è cosa? È tutto! Ci vediamo al prossimo video! Ciao Peppo! Beh ragazzi, e adesso andiamo a vedere questo X-Men, sperando... Violetta, che lui dice solamente per fare bella figura, andiamo a vedere Violetta! Perché... DC, Marvel! Lo molto ambigui questa mano un comunque... Spannato dietro, sì, ragazzi, film bellissimo, la crisi di Violetta sul non riuscire più a fare canzoni... è stato tragico... Che proprio ti scombusso là dentro... Oh! 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 Sì, ci stanno guardando molto male. Molto male. Nemmeno avessimo stufato qualcuno. Sì, salve signora, lei gli vogliamo bene, grazie. Lei lo prega il sole, signora. Io spando un attimo il vetro. Ragazzi, non è quello che sembra. Sto solamente spannando il vetro, perché sennò andiamo a dare un'increspata contro il primo palo. E buontanotte a tutti ragazzi, e bentornati sul mio canale. Dai, rifacciamo, dai. Salutiamo anche Laura Scenci, che come sempre ci ha dato buca. Anche io ho diritto a spannare, ma perché sti primi piani? Il taddo, questo taddo qui è... Piaggio cristallo, basta. Si è innamorato. Ma non è vero. Lancio un appello anche a tutti quanti, quelli di Perugia che guardarono questo film, se questo video, scusate. Taddo, questa poi è la parte di metterla, eh. Vabbè, la metterò, non importa, tanto nessuno lo vedrà.